Benvenuti nel Corsi Lab. Al nostro museo diciamo sempre che se le auto sono il cuore del museo, il Corsi Lab, l'archivio, ne è il cervello, perché effettivamente contiene talmente tante cose, talmente tante informazioni legate a queste automobili che abbiamo deciso di condividerle con voi attraverso la visita del Corsi Lab. La prima cosa che si vede sono i numerosissimi libri. Sono tantissimi libri ovviamente dedicati ad Alfa Romeo, ma a volte, come ad esempio in questo caso, non sono solo libri preziosi, ma contengono anche qualcosa di estremamente prezioso. Ad esempio questo, un classico libro alfista di Luigi Fusi, contiene qualche cosa che ci piace farvi vedere. Una dedica a Cozzi da parte di Giuseppe Luraghi nel 1965. Oltre ai libri c'è una grande emeroteca, in particolare ci piacciono ad esempio tutte le edizioni del quadrifoglio, il quadrifoglio che fu il trimestrale dell'Alfa Romeo, il modo per comunicare tra Alfa Romeo e le concessionarie e che contiene a questo punto grandissime pagine di storia. Alzandoci qui vediamo già qualche cosa di curioso. Grandissimi artisti hanno lavorato per il mondo Alfa Romeo. Che dire ad esempio di questi bellissimi stemmi rielaborati e dipinti su piatti da Piero Fornasetti? Qui poi ci sono quelli che sono quei trofei che grandi artisti del Novecento, tra gli anni 60 e gli anni 70, disegnarono proprio per i piloti Alfa Romeo che vincevano le gare. Fu uno straordinario connubio tra arte ed automobili. Bruno Munari, Luciano Minguzzi, qui ad esempio una straordinaria opera di Lucio Fontana. Questo si chiama Discus, rappresenta un disco dei freni bucato, quindi proprio anche con quelle, come dire, aperture e tagli, in questo caso non sono tagli ma sono buchi, tipici appunto di Lucio Fontana. Ma chi vinceva questi premi? Ad esempio li vincevano Andrea De Adamic, Carlo Facetti, piuttosto che Gianluigi Picchi, e così anche i disegni, i trofei di Marcello Mascherini, di Luigi Broggini. Agenore Fabbri, che con questa bellissima scultura rappresenta la velocità, ma anche Gio Pomodoro, che abbina il quadrifoglio e il rosso. Emilio Greco riporta all'interno della sua opera, del suo trofeo, anche sul quadrifoglio. E poi Periche Fazzini, Giancarlo San Gregorio, veramente dei nomi straordinari dell'arte italiana a tributo dei piloti Alfa Romeo. La storia è anche la storia di chi ha venduto non solo le auto ma anche gli accessori, anche quei particolari elementi sia di abbigliamento che di, diciamo, merchandising in generale, o come ad esempio questi ombrelli. Potevano essere un regalo per i nostri clienti, potevano essere acquistati per tenere nella loro Alfa Romeo. Arrivati qui si vedono subito tutti questi faldoni rossi con il nome dei modelli di tutte le automobili contenute nel museo. Ma che cosa contengono questi faldoni? Lo scopriamo girandoci qui. Un esempio su Giulia. Su ogni automobile Pietro Cozzi decise di conservare tutto quello che la riguardava, non solamente dal punto di vista della vendita, ma anche della riparazione. Vediamo che cosa c'è qui. Ad esempio, questa cartella è riservata esclusivamente all'organizzazione commerciale dell'Alfa Romeo. Parliamo di Giulia 1003, quindi parliamo degli inizi degli anni 60. Provate a guardare un manuale dove ancora i grafici sono fatti a mano, non ce ne esisteva certo Excel, oppure dove il confronto con la concorrenza doveva aiutare i commerciali a capire che Giulia, e a spiegare ai clienti, che Giulia era l'auto più performante. Quindi manuali di vendita e di confronto appunto con i principali competitor e con grafici davvero scritti e realizzati ancora a mano. Ma insieme a questo c'erano anche le cartelle stampa, i materiali informativi e poi c'era tutto quello che era direttamente rivolto alla concessionaria. Proviamo ad esempio a guardare
dicembre del 67, le quote di vendita dell'anno 68, gli obiettivi commerciali. Che cosa faceva quindi Alfa Romeo? Definiva le provvigioni, definiva il concorso per le spese di propaganda e pubblicità, anche i termini fanno sorridere, insomma sono termini un po' desueti. E quindi che cosa faceva Pietro Cozzi? Realizzava dei grafici su carta millimetrata per segnare l'andamento del fatturato. Questo è il fatturato del 1968 e mi sembra decisamente interessante. E poi confrontava gli obiettivi di vendita con i risultati ottenuti. E così uno dopo l'altro Pietro ha conservato tutti questi documenti, ha conservato tutti i listini, ha conservato tutto il materiale inerente alla vendita di queste auto e al rapporto con la casa produttrice. Di Giulia possiamo anche vedere qui vicino tutto quello che invece era la parte riparativa, quindi caratteristiche tecniche principali, quote di controllo, le attrezzature specifiche, e poi tutto il mondo dei ricambi, catalogo delle parti di ricambio di Giulia 1300. Quello che è divertente vedere è che questi cataloghi sono usati, addirittura ci sono degli appunti che venivano presi allora evidentemente dal magazziniere che trovava delle incongruenze. Quindi questa non è solo storia, ma è proprio la nostra storia. Tra gli oggetti più amati del nostro archivio ci sono sicuramente i poster. Come si comunicava sul punto vendita negli anni 50, negli anni 60, ma neanche negli anni successivi, con dei poster 70-100 da appendere alle pareti. Erano anche molte ambite dai ragazzi che venivano a chiedere il collezionario. E questo è un esempio di tutto il materiale che c'è a disposizione, che racconta le auto viste da fuori e viste da dentro. Ma poi racconta anche il mondo della riparazione, dell'attrezzatura, dei processi e delle parti di ricambio, ma su questo torneremo meglio perché ho una sorpresa. Non so quanti di voi conoscano questo oggetto, io dico sempre che è l'anello di congiunzione tra la carta e il PC, è un lettore di microfiche. Le parti di ricambio venivano micronizzate su queste microfiche, appunto su queste pellicole, e poi venivano lette da questo video che attraverso una luce e una lente di ingrandimento rendeva accessibili moltissime informazioni senza occupare troppo spazio attraverso cataloghi. Come innamorarsi dell'epoca attraverso le fotografie? Ogni mese Alfa Romeo, da allora via Cattamelata, inviava nelle allora commissionarie, non si chiamavano ancora concessionarie, una serie di fotografie che volevano dimostrare che l'auto Alfa Romeo era l'auto più amata dalle persone importanti, più utilizzata dalle allora VIP, e poi l'auto che veniva presentata in grandi occasioni, tutto quello che aveva vinto. Quindi erano la testimonianza costante delle attività di Alfa Romeo, delle sue vittorie, dei suoi successi. Foto quadrate 30x30, quindi inviate via posta, che venivano poi dai concessionari appese con le puntine sui muri di sughero, su pareti di sughero. Tutte le volte che un concessionario normalmente le riceveva, le prendeva e le buttava via. Pietro invece no, le teneva tutte. E allora che cosa abbiamo scoperto all'interno dell'archivio? Foto meravigliose di testimonial incredibili. Ad esempio lui è John Lennon che scende da un furgone Romeo proprio quando i Beatles hanno fatto la tournée in Italia. E ancora qui, vista da vicino, si può notare il buco della puntina. Ma sono centinaia queste fotografie, anzi migliaia. Scorrerle significa davvero fare un viaggio nel tempo e nelle modalità di comunicazione. Personaggi politici, personaggi famosi, eventi straordinari, ad esempio l'inaugurazione della nuova strada sopraelevata, ma anche la presentazione alle autorità francesi e italiane del nuovo centro nazionale di importazione e distribuzione, cioè tutto quello che accadeva veniva così documentato. E tutto sommato, a pensarci bene, ci sono delle foto quadrate, ci sono dei personaggi famosi, si vuole comunicare qualcosa di un prodotto? Forse non vi ricorda Instagram? Ora vorrei farvi scoprire l'archivio da un altro punto di vista. Dopo che la nostra archivista professionista, Marta, ha lavorato per 2 anni per catalogare ognuno degli oggetti che avete visto in questo archivio, noi oggi siamo capaci di
identificare le informazioni che ci servono in maniera veloce. Ma non solo, attraverso un processo di digitalizzazione di tutta la parte fotografica, quindi soprattutto i poster, appunto le fotografie, le copertine dei libri, noi abbiamo deciso di rendere questo archivio digitale disponibile a tutti. Vi voglio far vedere come fare, perché tutte quelle fotografie e tutti quei poster li potete vedere anche voi direttamente dal vostro PC o dal vostro device. Questo è il sito del Museo Fratelli Cozzi. Arriviamo qui sulla home page. Entriamo in Cozzi Lab, che è il nome del nostro archivio, e cliccando su Cozzi Lab si aprirà la pagina dell'archivio ad accoglierci gli occhioni di Arnaldo il Ghepardo. A proposito, per chi non sapesse chi è, Arnaldo il Ghepardo fu un esempio ulteriore di merchandising delle concessionarie. Era un pupazzo che veniva regalato con l'arna, quindi insieme a gomme, insieme a righelle, insieme a una serie di altri oggetti avevano creato questa linea di simpatiche cose da regalare soprattutto ai bambini. Quindi entriamo nell'archivio, scorriamo un po' in giù, fino ad arrivare al nostro archivio digitale. Ecco, abbiamo lavorato per trasformare la preziosa collezione di materiali e documenti che Pietro Cozzi ha conservato per tanti anni in un archivio organizzato e facilmente accessibile, in parte anche online. E allora, che come si fa ad entrare nel nostro archivio online? È molto semplice. Si clicca su Vai all'archivio. E si entra su una banca dati che è in grado di farci accedere per macro argomenti alle cose che vi ho raccontato. Ad esempio, posso entrare qui e fare una ricerca libera, scrivendo ad esempio Giulietta e andando su Cerca. Scopriremo tutto quello che per la parte digitalizzata del nostro archivio, quindi non è tutto, è solamente la parte digitalizzata, però è disponibile e sono sostanzialmente le cose anche più interessanti, ad esempio le press release, ma anche tutte le fotografie e poi anche tutti i poster. Quindi, digitando Giulietta, è il mondo di Giulietta che ci appare e che possiamo tranquillamente sfogliare con tutte le indicazioni legate alla fotografia stessa. Ma ad esempio potremmo anche decidere di scegliere di guardare tutti i manifesti. Cliccando su manifesti e poi cliccando su cerca avremo l'accesso a tutti i manifesti disponibili nel Cozzi Lab, con tutte le auto che rappresentano, la parte sia diciamo sulla parte della vendita che la parte poi della riparazione, i manifesti delle gare, tutto quello che si può immaginare venisse negli anni poi messo su un manifesto, anche la parte legata ai mezzi commerciali. E infine potrete anche fare un tipo di ricerca per estremi cronologici, quindi tutto il materiale disponibile tra il 1960 e ad esempio il 1970. Faccio cerca e il motore di ricerca mi restituisce all'interno dell'archivio solamente per la parte digitalizzata, ve lo ricordo, non è tutto il materiale presente nell'archivio ma solamente la parte che abbiamo digitalizzato, vengono fuori tutte le informazioni reperibili in quegli anni. Bene, mi ha fatto piacere farvi vedere che cosa c'è nell'archivio digitale, perché è stato un grande sforzo per noi, non solamente quello di archiviare tutto, ma anche appunto quello di digitalizzarlo. Però riteniamo importantissima una cosa: il sapere va condiviso e siamo sicuri che i nostri amici alfisti, ma anche non, siano felici di poter accedere a tutto questo. Vi ringrazio e spero di vedervi presto qui al Cozzi Lab.